Ciao Raffi, è il mio primo video, sono anche ora così e voglio fare una bella casina. Sì, è qua dove la farò. Sì, questo è un bel albero, quindi forse potremmo farsi qualcosa di carino anche con questa. Non lo so, decidete voi. E intanto. Sì. Intanto entriamo in una di queste case, mettiamoci un letto e dormiamo. Che di notte direi che non si può costruire. Ecco. Se me lo chiedete, sono tornato alla PlayStation 3. Secondo, ecco. E sono. Sì, ho le dita. Ora me le dormo. Ecco. Ecco. Ho tutto aperto, sì. Ecco. Salve, signori Villi. Sì, dagli occhi verdi. Che avete tutti gli occhi verdi? Intanto. Ok, cominciamo a costruire. Vediamo. Aspetta, un secondo, anche tu gli occhi verdi, tutti gli occhi verdi avete. Oh, guardate, un creeper. Oh, salve signor creeper! Smami! Smami! Smami, ho detto! Devono così arrivare, ecco, muori. Ok, che siamo io di vigna, una caverna, e intanto la nostra casina. Avete, che io adoro il legno davvero. Sono un po' zitto che mi sto concentrando. Ho sbagliato i calcoli, non si credo. Signor maiale, si sposti. Sì. Ecco, qua andava fatto. Laverà. Metterò il nuotello appena. Ora, sì, ora. No, no, mi devono aspettare. Ora, sì, ci vuole la tela. Andiamo. Questa sarà la nostra casina. Qua se avete legno e siete in survival e avete legno, fate il pavimento, se no mettete direttamente i tappetini. Beh, se sempre volete mettere, magari potete fare il pavimento d'erba, decidete voi in base alle vostre risorse. E vedete, è là molto carina la cosa, perché poi un secondo, ecco. Poi se voi magari farò anche qualche partita in survival, qualche farm, qualche cosina, va. No, di farm forse ne farò poche, non sono molto bravo, vabbè. Una di resto non intendo, quella qua non sono bravo. Questo è che è un po' meno, vabbè. Intanto, ecco, le finestre. Io le finestre le farei tipo così, che si aprono, direi o con le botole o con i cancelletti, che come vedete sia io in questo caso li faccio con i cancelletti, però sono caratteristiche vostre. Io a volte avevo messo anche le botole, però in questo caso credo che i cancelletti siano buoni. Questa cosa è come vi più a voi, è un po' un mini tutorial, però vi siete voi. Non se riesco, mettiti, ecco, messo. Sì, intanto credo stia andando molto bene. Perfetto. I primi due blocchi e pavimento della sta casa si fanno. Ora il tappeto, tutto un bel tappetino. Questa è la parte fine survival. Come vedete, questo qua diventerà un bel mondo. Tutti i tutorial che farò. Ora fare le miniere di un secondo, ho avuto una bella idea qua, che è meglio che non sottovaluto, perché magari poi magari mi dite voi come si sta, però
mi sembra simpatico. Poi magari mi dite voi se sta bene, se sta male, cosa ho detto, però a me come dire piace. Un po' sbaglio, è tutto tappetato. No, ma non sarà così. Infatti, io voglio fare una cosa bellissima. Tanto sto... Ah, sì. Io ho un sacco di tempo che volevo fare lo YouTube. Poterlo fare è una cosa bellissima. Poi conosco gente, quindi i miei compagni di classe che fanno YouTube. Beh, uno. Quindi dico, se sei riuscito lui, sto provando anch'io. Spero che i video vi piacciono. In ogni caso, io li farò perché mi diverto. E intanto, perché sono caduto. Mi sto un attimo concentrando, quindi forse sta uno o due secondi zitto. Ok, ho deciso. Sarò l'S-Lab. Per fare qua il tetto, userò tutte le sale. Sì, è una cosa abbastanza classica, farla chiunque. Però, sì, voi state dicendo. Un survival è una buona cosa. Casomai i vostri amici vogliono farvi uno scherzo. Infatti poi farò finta di non sapere niente e vedrete cosa mi succederà. Sto facendo finta. Poi farò finta che non ne saprò niente. E posso dire cosa farò a un vostro amico? Ignalo. Se non ne saprò niente. Ok? E vedrete quanto poi si allampierà quando cadrà nella trappola. Sì, trappola abbastanza semplice, può farla chiunque. Intanto passiamo alla casa. Deve sembrare una casa abbastanza sistemata. Abbastanza buona per essersi buone cose. Ma io sì, anche quelli che vi rubano le cose. Sì, magari poi cerco di rubarvi tutti i diamanti, le cose, dovessi essere in miniera. No, 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 signori, non potranno con questa casa. Almeno, se non sono molto intelligenti, sì. Quindi, se sono stupidi, tranquilli, non ce la faranno. Se sono intelligenti, non essendo abbastanza assicurato. Però, consigliamo che il ladro sia stupido. Quindi, vabbè. Qua passo, vabbè, il fuori sto facendo. Sto facendo un bel sentiero. Ecco, la falla. Un bel sentierino. Poi la falla, vabbè. Tanto la falla, poi lo farò, poi l'hanno fatto meglio, sicuramente voi. Lo farete molto più bello. Io ho fatto sempre un sentierino veloce. Ma è più la trappola che la casa, che poi vedrete. Sì, esatto, questo è un tutorial sia come fare la casa, sia come fare una trappola su Minecraft. Nel titolo ci sarà soltanto come fare una casa su Minecraft. Però in realtà sarà come fare una casa trappola su Minecraft. Giusto, vedete qua sento, va scavato. Vi spiego velocemente. Vedendo, ho quasi finito, tranquilli ragazzi. Ho quasi finito, so il video sembra un po' lungo, ma ho quasi finito. E avete un po' di pazienza. Perché il risultato non vi pentirete, mica. Ecco, ok. Guarda, vi consiglio di mettere pietra, se no in casa vostra prende a fuoco, anche se non casa esca. Peccato. Quindi ho quasi finito, quindi a momenti ci saranno i saluti. Quindi vi saluterò perché sarà finito il video. Beh, ci vediamo poi con un altro video. Se vi è piaciuto, intanto ho quasi finito. Ok. Qua. La. Lava. Aspetta, ho sbagliato. Ecco. Deve essere un bel casino. Deve essere, per un bel casino. Ecco. E bene, ecco. Questo. Sì, sto togliendo la lava. Perché togliendo la lava? E che questo sto togliendo la... Ok, sì, oh,
l'acqua con cui incendia solo l'acqua. Sotto vinceva l'acqua, si finiranno i castelli. Come risalire? Come risalire è un problema. Qui ancora non ho pensato. Però ci penserò più avanti. Spero. A fine video infatti farò vedere la commissione di attacco, vi consiglio, se no prendete un po' di danno caduto. Forse, non so sicuro di questa cosa però. Ecco, ho praticamente finito. Ultimo dettaglio, ecco qua. Illuminate un po'. Da fuori verrà. Sì, fuori ricordate, chiudete con de e poi mettete i tappetini. Non vedranno niente. Quindi non vedranno niente. Se lo stato è perfetto, non ne sono sicuro. Vedere se funziona. Vedere se è botola. Non funziona bene. Io qua sotto sono le botole, quindi la trappola. Cadranno, vedete, lo prendo insieme. Cadranno qua, ecco. In una stanza avete tutte le vostre cose. Ho praticamente finito. Lo so, il video sarà un po' lungo, però il tempo lo dovete dare per fare queste cose. Quello dovete fare, se no. Qua, qua butto due, sono più veloce possibile. Poi ovviamente magari farete i muri più belli, tutte queste cose qua. Io forse ho perso un po' di tempo come fare la copertura, quindi la casa, infatti il tutorial di questo video, come fare una casa. Io sarà più come fare tipo una casa per nascondere i diamanti, lo cambierò mi sa il titolo però. E vi è un titolo più adatto. E qua vado a prendere i letti, uno a caso, rosso. I vostri letti, vabbè io ne ho messi due, poi magari volete quello che volete. Con questo. Una fornace e due, ecco, due belle casse e magari sì, perché no, una bella cosa, una bella stanzetta, delle librerie, se le trovassi, ecco, trovate, ecco, trovata. Lo metterò anche sul tetto, sembreranno alti, però è stato di bene, quindi. Una sala di librerie, Ok. Qua e qua. Magari ve lo farete di tele per farlo più bello. Invece l'ho fatto velocemente, quindi è venuto così. Vabbè, pazienza. Tanto questo è solo un tutorial, mica è come della... È un tutorial veloce, quindi non è proprio tutto dettagliato, quindi... Ecco, le poste là, bel postisino. Per nascondervi tutte le vostre cose. Così avete anche le cose per incantarvi, per punire, a voi quello che ho fatto principalmente, dove dovete vedere, è la trappola. Ecco qua. Che forse ho finito per ora la mascherare. Ditemi, da fuori non sembrerebbe una tranquilla casina? Piena di cose da rubare, magari diamanti. Giusto? Dico, qua sei il ladro, cosa sei in questa bella casina? È vuota, non è possibile, è vuota! E il ladro se ne va, sperando che non mi bruci tutta la casa. In quel caso non pago i borsi. Intanto. Quindi, la vostra bellissima casa, in cui voi ora vi faccio vedere come potete entrare senza... Vesca, voi sapete, vi consiglio, forse la lava è un po' troppa, quindi forse voi meglio demoli togliere un po', però almeno così, infatti, vi consiglio, mandatevi una mela d'oro, così vi prendo prima, se ne avete una, perché c'è un po' di rischio, però di sicuro il nemico morirà, almeno, non sia così, poca vita che lo fa ammazzare. Poi se guardate bene, come mi sono accorto, se tipo questo spesso il simboletto, quanto ne è creato, no, andiamo a 2000. Io beh, una vostra bellissima postazione. Quindi il video direi che lo chiudo qui. Ciao a tutti. Ragazzi, aspetta, voglio chiuderlo di fuori. Perché sì, non mi piace. Voglio fare i saluti. Ancora non li ho fatti i saluti. Quindi, ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video di Minecraft. Ciao! E... Com'è che si dice? Ecco, sì, si vede! Ciao!